Caricodisti, buongiorno. Triton Access 4.50, mezzo da competizione usato dalla squadra corsecaricodisti.it e soprattutto dal sottoscritto. Sono 2 anni che mi classifico dentro i primi 10 dell'italiano quad cross. Non è male. Con questo mezzo, il primo mezzo taiwanese, di produzione taiwanese, che corre sfidando l'alta qualità americana e l'alta qualità giapponese. Signori, noi ci proviamo. E sinceramente, con un mezzo praticamente derivato di serie, per quanto riguarda il motore, vi ricordo che è un anno che non cambiamo neanche il pistone. Le tolleranze ci informano che il pistone, secondo le tolleranze, potremmo fare un'altra stagione. È chiaro che non preparandolo non snaturiamo il motore e quindi non andiamo ad incorrere nella sostituzione di pistoni ogni 6 ore. Guardiamo le caratteristiche tecniche di questo mezzo: è un mezzo enduristico, fitto dell'olio, molto grande, esterno. Già per questo particolare potete capire che il mezzo non è studiato per le progettazioni, ma è studiato per un uso comune, tiene molto la pulizia dell'olio, non è un motore molto leggero, un motore da 51 cavalli di serie, che sinceramente sono veramente tanti. Lui però li eroga in alto e in basso non ha quella compressione così esagerata che ti dà la pistonata molto utile in gara. È ovvio che per l'utente normale, signori, è importante che al mezzo ogni mese non dobbiate cambiare il gruppo termico, perché poi diventa una manutenzione peggio di una Ferrari. Allora, preparazione per il 2012. Stiamo rialloggiando il radiatore, abbiamo rialloggiato la vaschetta dell'acqua internamente, quindi stiamo apportando 2 o 3 modificucce. Intanto siamo alla pulizia del radiatore e nel corso di questo video articolo vi mostreremo come sostituire i dischi della frizione del Triton 450 Access. Eccolo, questi sono alloggiati i dischi della frizione, dove c'è il tappo di carico dell'olio. Come azione bisogna sganciare il pedalazzo del freno, che pesa 3 kg di male, togliere il coperchietto di alloggiamento e arriverete al gruppo dischi frizione. Già che ci siamo una volta l'anno, signori, è importante, perché il mezzo comunque viene lavato spesso, corre in qualsiasi tipo di condizioni, quindi fango. Già che ci siete, cambiate anche il cavo della frizione, perché se non cambiate il cavo della frizione resta molto rigido, perché all'interno si deposita polvere e quant'altro il resto. Cariquaddisti, al continuo di questo video articolo tecnico su sostituzione e frizione. Signori, da Fero, squadra corsecaricodisti.it, il nostro mezzo va che bello, pronto per affrontare la stagione 2012. Un saluto.